Buonasera a tutti i nostri amici sportivi e bentrovati a una nuova puntata di Dopo le Aquile. Questa salvezza per lo Spezia è un vero e proprio calvario. A Roma gli Aquilotti perdono con un risultato di 2-1. Il Milan vince contro il Verona 3-1, ma Spezia e Verona sono a pari punti, quindi si sfideranno direttamente domenica prossima con uno scontro diretto. Andremo a commentare questa partita in compagnia del nostro ospite Marco Mora. Ciao, buonasera a tutti. E ovviamente del nostro Gianluca Tinfena e Enrico Lazzari che si collegheranno direttamente da Roma. Prima di cominciare andiamo a vedere quelli che sono i risultati di questa giornata, 38esima e ultima giornata di campionato. Sassuolo-Fiorentina si è conclusa con un risultato di 1-3. Torino-Inter 0-1, Cremonese-Salernitana 2-0, Empoli-Lazio 0-2. Il Napoli ha sfidato la Sampdoria, partita che si è conclusa con un risultato di 2-0, Atalanta-Monza 5-2, Udinese-Juventus 0-1, Lecce-Bologna 2-3, Milan-Verona 3-1, Roma-Spezia 2-1. Andiamo a vedere insieme quella che è la classifica. Napoli 90 punti, Lazio 74, Inter 72, Milan 70, Atalanta 64, seguita da Roma con 63 punti, Juve 62 punti, Fiorentina 56 punti, Bologna 54, Torino 53, Monza 52, Udinese 46 punti, Sassuolo 45, Empoli 43, Salernitana 42 punti, Lecce 36, Spezia 31 punti, Hellas Verona 31 punti, Cremonese 27 punti, Sampdoria 19 punti. Chiederei alla nostra regia se è pronto il collegamento con il nostro Gianluca Tinfena, se no andiamo avanti. Allora andiamo avanti, Marco, Gianluca, benissimo, Gianluca a te la linea. Buonasera, buonasera a voi telespettatori, chiusa da poco questa sfida, una partita risolta al 90esimo da quel calcio di rigore di Dybala che di fatto ha condannato lo Spezia allo spareggio. Quindi vediamo anche i tifosi che vengono a parlarci durante il nostro collegamento. Ovviamente è stata una sfida che lo Spezia ha provato a giocare fino in fondo, provando a conquistare la salvezza fin da oggi e per poco non ci riusciva. Al 90esimo c'è stato questo rigore realizzato da Dybala dopo una partita in cui lo Spezia, dopo il vantaggio di Nicolau, dopo pochi minuti ha subito il pareggio di Zelensky e quindi nella ripresa si è difesa ad oltranza. Poi è arrivata l'occasione che ha portato alla vittoria alla Roma. Ne parlerete anche da studio di una stagione che non è ancora finita, che andrà avanti ancora per una partita con Verona e Spezia che si giocherà tutto e per tutto per rimanere in Serie A. Gianluca, cosa ne pensi di questa partita, tu che l'hai vissuta dallo stadio? Era una partita difficile fin dalla vigilia perché dopo la sconfitta della Roma ai rigori nella finale di Europa League, la Roma di fatto avrebbe dovuto fare per forza punti per conquistare la qualificazione alla prossima Europa League. Poi è arrivata ovviamente la notizia, anche ai giocatori della Roma, del gol della Juventus e allora a un certo punto la Roma doveva necessariamente vincere per arrivare al sesto posto e lo Spezia ha fatto quello che poteva fare contro una Roma che è una squadra con grandi potenzialità, è addirittura andato in vantaggio per un certo periodo, ci eravamo anche illusi di addirittura sbancare l'Olimpico, non è stato così, ma lo Spezia avrebbe potuto anche con un pizzico di fortuna salvarsi già questa sera con un pareggio difeso con le unghie e con i denti. La Roma ha messo in campo anche giocatori che erano reduci dalla partita di Europa League, magari stanchi, ma che una mezz'ora nelle gambe l'avevano e nel finale si è buttata in avanti alla ricerca di questo gol che è valso
l'Europa League. Lo Spezia ha fatto quello che doveva fare, ha fatto il massimo, non si può imputare nulla ai giocatori dello Spezia quest'oggi, perché ha davvero fatto il massimo, tutto quello che poteva fare per cercare di fare punti quest'oggi contro la Roma. Gianluca, secondo te ha dato il massimo questo Spezia, però comunque qualcosa è mancato per poter vincere questa partita. Secondo te che cosa? Per poterla pareggiare, forse quella lucidità in occasione di quel contropiede che Nzola aveva orchestrato alla grande e apparecchiato per Zurkowski, che poi ha calciato alle stelle. Ovviamente quella è l'unico rammarico di questa sera. Di più non si poteva chiedere allo Spezia. Ovviamente ha fatto il massimo che poteva fare. Oggi non mi sento di fare degli appunti alla squadra. Ovviamente il rammarico c'è per punti persi in giro per questo campionato, ma dobbiamo dire che non è ancora finita. Siamo qui e saremo qui anche domenica prossima a parlare di un'altra partita, questa volta davvero l'ultima di questa stagione. Ti lascio a dialogare con Marco, io sono qua a disposizione. Marco, se vuoi fare qualche domanda a Gianluca. Ciao Gianluca. Ciao, allora, Marco. Ecco, dunque, io più che... è difficile ora in questi minuti così a caldo, però io credo che questa sera, forse per portare via quel punto che a mio avviso sarebbe... anche prima della partita sarebbe stato il risultato ideale, avendo pochi dubbi sulla vittoria del Milan con il Verona, nonostante poi non avessero granché da chiedere al campionato, ma Milan sapevamo che avrebbe onorato l'impegno fino in fondo. Credo per portare via questo punto sia mancato un po' l'atteggiamento, soprattutto nella ripresa, troppo rinunciatario, al di là del fatto che poi sono comunque arrivate un paio di occasioni, ecco, quando lo Spezia è ripartito, però forse quel crederci un po' di più nella ripresa e nonostante Semplici avesse detto che non voleva vedere cellulari, secondo me c'era l'orecchio a quello che stava succedendo a Milano e quindi forse anche il tenere il risultato. Nel primo tempo lo Spezia mi sembrava un po' più libero mentalmente. Hai detto bene, Marco. Nel primo tempo lo Spezia ha giocato la partita quasi perfetta, al di là di quel tiro cross poi finito in rete. Nel secondo tempo ovviamente si è fatta condizionare anche dall'aspetto psicologico, dall'aspetto mentale di una squadra che voleva acciuffare il pareggio difendendosi in 11, perché di fatto lo Spezia nella ripresa ha lasciato completamente il pallone tra i piedi dei giocatori della Roma. Quello che c'è da dire è che è inevitabile che questa squadra abbia dimostrato anche durante l'anno dei cali anche dal punto di vista di tensione e per certi versi anche di personalità, quindi risolvere tutti questi problemi negli ultimi 45 minuti è davvero troppo. Lo Spezia però si trova ora a dover giocarsi tutto in 90 minuti più eventuali rigori contro una squadra che ha le solite qualità dello Spezia, nessuna di più, e quindi la salvezza secondo me è ancora possibile. È un anno tribolato, un anno difficile, è un anno di grande tensione, è l'ultima speranza che c'è ancora. Credo che in pochi, dopo la sconfitta 4-0 contro il Torino, avrebbero immaginato di trovarsi qui a potersela ancora giocare in 90 minuti in uno spareggio. Ecco Gianluca, un'altra riflessione sola faccio con te, poi continuiamo con il nostro palinsesto, ma al di là del fatto che io sono dell'idea che non sia ovviamente questa sera il problema, no? È accaduto in questa giornata ovviamente la sconfitta a Roma 2-1, un risultato che in altri momenti del campionato sarebbe stato assolutamente normale, diciamo così. Però ecco, quello che a volte può essere mancato, al di là del fatto che questa sera io contavo di trovare una Roma un po' più stanca dopo 150 minuti della finale, invece l'ho trovata anche fisicamente in partita fino al termine e mi sembra che si sia giocata bene anche i cambi. Non trovi che lo Spezia abbia fatto i cambi quando ormai la partita era finita? Forse provare a mettere qualche forza fresca in più per andare
incontro ai loro errori dovuti alla stanchezza della finale persa col Siviglia. Parzialmente sì, però c'è da considerare due aspetti. Iqdal era in panchina con un'autonomia di massimo 20 minuti, era l'unico cambio, diciamo, cautelativo a centrocampo. C'era Gudelo, è vero, che poteva tranquillamente entrare in campo prima. Bastoni non era in grado di poter scendere in campo, quindi anche Semplici non aveva delle grandissime alternative. Soprattutto se consideriamo che lo Spezia era sull'1-1, quindi giocatori tra virgolette da considerare difensivi per mantenere il pareggio in panchina c'era esclusivamente Kdal. Poi i cambi sono avvenuti dopo il 2-1 di Dybala per potersela giocare in tutti i modi. È entrato in campo Verde un po' prima, è entrato in campo Shomuro, dove alla fine ricordiamo che comunque Shomuro dove è di proprietà della Roma, quindi non è semplicissimo anche approcciarsi ad una partita quando si sa che Shomuro tornerà alla Roma il prossimo anno ed è di proprietà della Roma, e fare uno sgambetto alla Roma vuol dire non portarla a qualificare alla prossima Europa League. Quindi c'erano anche questi aspetti, si poteva fare qualcosa di più, probabilmente sì, ma lo Spezia i punti li ha persi in altre partite. Certo. Oggi ha fatto il massimo che poteva fare, è stata condannata da un calcio di rigore. Io credo che le ferite ci sono nella misura in cui ci saranno delle assenze pesanti nella partita di spareggio che si dovrà giocare contro il Verona. Questo sì, la gara di oggi lascia in eredità, poi ne parleremo magari più avanti, due assenze pesanti di giocatori che non potranno essere presenti domenica prossima contro il Verona. Sì, assolutamente. Ora, Gianluca, premesso che, come dicevo prima, non è questa sera, io sono anche moderatamente positivo in vista dello spareggio con il Verona perché credo che lo Spezia abbia le carte da giocarsi per dire la sua, l'ho dimostrato anche negli scontri diretti. Del resto, se il regolamento non fosse cambiato quest'anno, saremmo a parlare di una salvezza magari stiracchiata, magari proprio sudata, ma ottenuta già questa sera. Io credo però che questo non ha portato bene comunque nello Spezia né al Verona che sono arrivate a giocarsi comunque questo spareggio. Il cambio di allenatore sia sempre una soluzione piuttosto complessa per ottenere una scossa e non lo dico io, lo dicono i numeri perché lo Spezia nel 2023, al di là, ripeto che non è questa sera il problema, ha fatto 9 punti, quindi è la squadra che ha fatto peggio, peggio anche della Sampdoria retrocessa all'ultimo posto. Quindi forse è qui da leggere la chiave per questo spareggio, perché lo Spezia a un certo punto del campionato aveva accumulato anche 9 punti di vantaggio sulla zona salvezza e quindi poteva magari riuscire a gestire, a amministrare meglio questi punti. Credo che probabilmente un insieme di fattori abbia giocato e questa sera mi sento anche di dire, tutto sommato, bene così che siamo ancora a giocarcela anche domenica. Quest'anno rispetto allo scorso anno, per non parlare dell'anno prima, che di fatto lo Spezia si è salvato in anticipo e con un record di punti dello Spezia in Serie A nella prima stagione con Italiano. Quest'anno lo Spezia è mancata al di là della vittoria dell'andata con il Verona negli scontri diretti, soprattutto nel girone di ritorno, perché è impensabile non vincere a Genova contro una Sampdoria praticamente già retrocessa e quelli sono due punti che pesano tantissimo. Poi hai perso addirittura contro la Cremonese, una partita che non hai meritato di perdere, ma comunque hai perso. Quindi in queste due partite, dove paradossalmente avresti dovuto fare almeno 4 punti, ne hai fatto uno. E al di là delle dinamiche, degli episodi, delle partite con il Verona, con la Salernitana in casa o altri punti che potevi guadagnare, io riassumo qui il fatto che lo Spezia non si sia ancora salvato. In queste due partite, che dovevi capitalizzare meglio, hai fatto solamente un punto. Per quanto riguarda l'aspetto del tecnico, io ti dico che le dinamiche dell'esonero di Gotti sono state chiare nella misura in cui Gotti non aveva più la fiducia della dirigenza,
e non aveva più la fiducia di gran parte della squadra. Probabilmente con Gotti sarebbe fatto un punto in più, probabilmente sarebbe fatto un punto in meno, non possiamo dirlo. In quel momento era necessario cambiare guida perché la squadra era in un momento di difficoltà. Di certo, questo è inevitabile, da un cambio di allenatore tutti si sarebbero aspettati molto di più. E quindi è vero che i bilanci si fanno alla fine. E quindi tutti diventano bravi in caso di salvezze, tutti diventano pessimi in caso di retrocessione. Però analizzando i numeri è necessario dire che dalla gestione semplici si sarebbe aspettato qualcosa di più. Ma credo che sia importante in questa settimana attendere a fare bilanci e a dare giudizi sulla stagione, perché è un patrimonio estremamente importante la Serie A e bisogna conquistarla. In questo modo, preservarla con le unghie e con i denti, ci sarà tempo per i giudizi, ci sarà tempo per parlare domenica prossima e ci auguriamo tutti in caso di salvezza se sarà giusto andare avanti o meno con Leonardo Semplici in panchina, perché la società potrebbe fare anche altre scelte. Ora è inutile parlare di questo. C'è la possibilità di salvarsi? La mia risposta è sì, il Verona non ha nulla di più dello Spezia e quindi dobbiamo pensare a domenica a salvarci a tutti i costi. Grazie mille Gianluca, ne riparleremo anche dopo insieme ad Enrico. Grazie mille. Marco, allora, il nostro primo titolo è Spezia beffato al 90esimo, ma non è ancora finita. Secondo te si può rimproverare qualcosa allo Spezia di oggi? Ma oggi no, come dicevamo, è difficile oggi andare su un risultato del genere con una Roma che comunque si giocava la qualificazione in Europa League, quindi dopo anche aver avuto l'amarezza della sconfitta in finale maturata ai rigori, quindi insomma era una Roma che ha messo tutto, aveva un grande pubblico, così come l'ha avuto lo Spezia con 1300 tifosi al seguito che non hanno fatto mai mancare il loro sostegno. Quindi oggi sostanzialmente mi sento di dire poco se non appunto quell'atteggiamento magari un po' del secondo tempo, un po' più rinunciatario, così attendista, sentendo quello che accadeva dall'altra parte. Poi è chiaro, succede un episodio come il rigore, è arrivato ormai addirittura d'arrivo e ci sta che il risultato sia questo, però ovviamente dobbiamo pensare già a domenica prossima a mettere da parte questa sconfitta come fosse così, un continuo di questo campionato e pensare a vincere la partita domenica prossima. Quindi questo un po' deve essere il punto, senza soffermarsi troppo, senza pensare, perché comunque sia, io credo che se c'è qualcosa da rimproverarsi sia piuttosto magari durante l'anno, ma ci sarà tempo di cercarlo più avanti. Io direi di passare direttamente alle tue pagelle, se ce le Ah, vuoi va leggere, le pagelle di bene. oggi, di questa Sì, partita. fate un po' così perché nell'enfasi dei minuti finali, nella rabbia del rigore subito. Comunque, vabbè, vediamo. Zut 6, poi la difesa 3 con Wisniewski. 6 anche per lui, Ampadu 6 e Nicolau 6 e mezzo. Ci fermiamo alla difesa, una difesa che io ho visto tutto sommato sempre attenta, sempre cercare comunque di ribattere colpo su colpo. È stata molto messa sotto pressione in occasione del gol di Zaleski, è stata una palla velenosissima per i portieri, quindi è difficile. Poi Zutta è stato tra l'altro molto bravo nel finale a evitare il 3-1. Wisniewski è un giocatore che comunque è costante, è stato una forse delle migliori sorprese perché non ci si aspettava dopo qualche partenza di avere comunque trovato un difensore così affidabile. Ampadu chiaramente lo conosciamo, ora forse questa sera non ha fatto una delle sue prove migliori, ma comunque c'è sempre. E Nicolau, devo dire che al di là dell'attenzione difensiva, è stato molto bravo, perché magari qualcuno può pensare a un episodio fortunoso, il suo primo gol quest'anno, ma in realtà è stato molto bravo a tenere quel pallone che era un tiro cross di Burabia e lui lo ha trasformato in gol, quindi un mezzo punto in più per questa prontezza di riflessi. Poi andiamo con
con il 5 di centrocampo, Amian, ahimè 5 perché quell'episodio in occasione del rigore con la trattenuta pesa, ovviamente sulla sua gara, Zurkowski 5, per lui pesa invece quell'occasione che ha avuto su quella grande azione, grande ripartenza di Nzola, ha sparato alto in corsa, ci può stare, però è un giocatore che ha faticato a entrare in condizione, ancora un po' imballato e un po' ahimè si vede. Esposito 5 e mezzo, ne ho viste fare di meglio di partite da lui, è stato un po' messo in mezzo al centrocampo della Roma e non era facile chiaramente, però ovviamente ha tutti i numeri per riprendersi già col Verona. Murabia 6, da lui nasce il gol, poi anche un'altra conclusione, quindi una partita tutto sommato di sostanza. Reca 6, comunque grande impegno anche per lui. C'è stata quell'occasione in cui con Dybala eravamo incerti su un altro mezzo episodio strano nella nostra area, però credo che lui sia stato bravo a tenere botta e andare a seguire un giocatore chiaramente con altri numeri come l'argentino. Nzola 6, partita di grande sacrificio, come sempre, ma non ce n'è una che lui non faccia. Partite di questo tipo, devo dire, si è sacrificato molto anche Jasi, sei anche per lui. Chiaramente non sono partite in cui gli attaccanti più di tanto, insomma, Riescono. hanno tante occasioni. E poi ci sono i subentrati, sono tutti senza voto perché hanno così, speriamo possano dare il loro apporto maggiore contro il Verona perché stasera sono entrati nei minuti finali. Poi c'è Semplici 5 e mezzo perché, ripeto, a mio avviso l'atteggiamento del secondo tempo poteva essere un pochino più costruttivo, diciamo così, al di là poi che, ripeto, due occasioni sono comunque arrivate, però forse qualcosina in più e anche nei cambi, magari qualcosina prima dei minuti così a ridosso del 90esimo, ecco. Io direi di chiedere anche al nostro Gianluca Tinfena che cosa ne pensa di queste pagelle, visto che dovrebbe essere ancora con noi. Ci senti, Gianluca? Io sono sempre qui a vostra disposizione, Ecco. poi Piccolo è alla conferenza stampa, ci raggiungerà, vedremo che ora si farà, ma noi terremo compagnia ovviamente ai telespettatori dopo questa partita. Io credo che i 5 a Amian e Gurkowski siano dettati proprio da due episodi chiave. Correggimi se sbaglio, Marco, che Sì. Amian all'episodio del rigore indicativamente se l'era cavata abbastanza bene. Sì, Zurkowski. io Gianluca su Amian è vero l'episodio del rigore, però insomma El Shaarawy è un bruttissimo cliente, quindi lo ha fatto certamente dannare su quella fascia, eh. Sì, aveva su quella fascia il Shaarawy, poi è entrato anche Spinazzola, quindi era già finito e è andato in grandissima difficoltà quando ti trovi davanti. Prima Spinazzola, poi il Shaarawy va in difficoltà e poi c'è l'episodio del rigore che pesa. E peserà l'assenza di Amian nello spareggio, perché di fatto, con tutto il rispetto, al di là della gara di oggi, così così, Amian è un giocatore di grande affidabilità e che mancherà, e come il suo apporto a questa squadra nella sfida di domenica con il Verona. Zurkowski sì, perché quella ripartenza in Nzola e quel cross perfetto doveva essere capitalizzato. Aveva sui piedi l'occasione della salvetta dello Spezia e l'ha sprecata malamente. L'occasione della ripresa che ha avuto lo Spezia e non è andato in porto. Per quanto riguarda il resto, indicativamente ci siamo, perché sono voti che testimoniano come lo Spezia ha fatto comunque una partita sufficiente, una partita generosa e in linea con le caratteristiche di una squadra che si è trovata di fronte a una Roma che doveva fare punti a tutti i costi per qualificarsi all'Europa League. Sì, Gianluca, ecco, a questo punto dicevi assenza che peserà quella di Amian e come pensi che si possa sopperire arretrando magari Jasi, che come sappiamo è un po' un jolly, e inserendo qualcuno a fianco di Nzola, visto anche il tipo di partita certamente diversa che lo Spezia potrà fare in questo spareggio rispetto a oggi? Oppure credi che ci sarà qualcosa di un po' più
contenitivo, diciamo così. Marco, magari hai anticipato una possibile domanda. Tra l'altro vedo un ex calciatore che conosco bene, vieni qui, Mariotti, ha giocato tanto in Serie C, il figlio, ci siamo conosciuti, eccetera, tifoso della Roma, ma ti faccio commentare la partita, c'è il bimbo. Detto questo, il problema, non vorrei sbagliare, ma poi aspetteremo il nostro Enrico Lanzi, ma credo che Jasi sia in diffida e è stato ammonito, non ci sarà neanche Jasi. Quindi Ah, l'aspetto ammonito si anche ritrova lui? No. senza Jasi Ah. e senza ammonito. Allora, sono in compagnia di Alessio Mariotti, ha giocato tanti anni in Serie C, sei tifoso della Roma. Come hai visto questa partita e nello stesso tempo facci un giudizio sulla prestazione dello Spezia? Oggi giocava con la Roma, doveva far punti a tutti i costi. Una gran bella partita davvero da entrambe le sponde. E lo Spezia è venuto qui, ha fatto di tutto per portare a casa un risultato positivo e devo dire che è una grande squadra messa bene in campo. Conoscendo Contumi, che è stato mio compagno, so che a livello di organizzazione, semplice, lui sono una coppia devastante e hanno portato a fare grandi risultati questa squadra. Io gli auguro il meglio, ovviamente. Segui anche la Serie A, ovviamente. Ora ci sarà questo spareggio con il Verona. Avrei visto qualche partita, se la giocano alla pari o una delle due ha qualche chance in più. Ma io ho visto bene tutte e due le squadre nelle ultime partite, da dire la verità. Però, essendo tifoso un po' più dalla parte dello Spezia, per le conoscenze che ho, io gli auguro il meglio e gli auguro di portare alla fine un risultato positivo alla salvezza. Ti ringrazio e mi ha fatto piacere ritrovarti dopo tanto tempo. Arrivederci. A voi. Quindi Gianluca, ritornando sul discorso di queste due assenze, se mi confermi anche Jasi, a questo punto diventa un pochino qualche scelta un po' più obbligata. Sì, lui è l'unico giocatore ovviamente di ruolo, Salva Ferrer, che ha giocato poco quest'anno, avrà la sua chance della vita per dimostrare di essere un giocatore da Serie A e 90 su 100, credo che alla fine dovrà giocare necessariamente lui. L'alternativa è quella di spostare Zurkowski sulla destra, ce lo vedo poco in un centrocampo a 5, ce lo vedo di più in un centrocampo a 4, ma difficile pensare che Mister Semplici nella partita più importante dell'anno vada a cambiare i meccanismi oliati nell'ultimo mese. Quindi secondo me giocherà Salva Ferrer sulla destra. E gli facciamo già un grosso in bocca al lupo perché è la partita più importante dell'anno e ci auguriamo che faccia una grande partita. Andiamo insieme verso il nostro secondo titolo, domenica lo spareggio della vita. Marco, lo Spezia chiude il campionato a 31 punti. Secondo te, qual è il più grande rammarico di questa stagione? O Ma magari più di uno? beh, è difficile, anche perché rispondere a questa domanda prima dello spareggio di domenica non è ancora così, nemmeno troppo credibile. Ma più grande rammarico, probabilmente diciamo qualcosa di astratto per non magari influenzare nessun tipo di situazione. Probabilmente rispetto agli anni scorsi in cui la salvezza era stata conquistata prima, la differenza l'hanno fatta gli scontri diretti. A parte quello con il Verona, quest'anno lo Spezia negli scontri diretti ha fatto davvero pochi punti. E quindi forse ecco, quello che pesa, il rammarico più grande, non essere riusciti a fare qualche punto in più con squadre che erano alla nostra portata, perché poi le vittorie invece contro le grandi, quelle che hanno caratterizzato anche gli scorsi due campionati in un modo o nell'altro, sono arrivate, perché sono arrivate contro le milanesi, quindi quelle non sono mancate, direi, nemmeno quest'anno.
Andiamo a leggere insieme l'intervista di Mister Semplici. Abbiamo fatto una buona gara sapendo di trovare un ambiente difficile e una squadra ferita. Abbiamo dato tutto. Meritano i complimenti i nostri ragazzi. Se giochiamo con questa determinazione abbiamo buone possibilità. Dispiace perché il rigore decisivo è arrivato all'87esimo e mi piacerebbe rivedere l'episodio perché i calciatori mi hanno detto che è dubbio. Dispiace anche perché con un pari oggi saremmo stati salvi, così come con il regolamento vecchio. Bisogna prepararsi al meglio per la prossima gara. Spareggio? Per il percorso fatto avremo meritato qualcosa di più. C'è dispiacere per stasera nonostante la buona gara. Dovremo ricaricare le pile mentalmente per preparare una partita da dentro o fuori e sarà importante arrivarci con la mente libera dando tutto quello che abbiamo. Che cosa ne pensi, Marco? Ma sì, sicuramente dal punto di vista appunto dell'impegno credo non ci sia mai stato da rimproverare nulla in tutto il campionato. Dovremo arrivare con l'atteggiamento giusto. Io sono convinto che lo Spezia sia comunque superiore al Verona, però come si sa nel calcio non contano le carte, ma contano poi i risultati sul campo, per cui a mio avviso sarà una gara chiaramente in cui inizialmente probabilmente entrambe le squadre saranno piuttosto tattiche all'esasperazione, piuttosto guardinghe, poi chiaramente bisognerà fare qualcosa per portare dalla propria parte il risultato, anche perché ricordiamo che questa gara si giocherà sui 90 minuti, quindi in caso di parità si andrebbe direttamente ai rigori e sinceramente anche quello è un epilogo molto particolare. Gianluca, visto che sei sempre con noi, che cosa ne pensi tu delle parole di Mister Semplici? Ha fotografato quello che è successo quest'oggi con il grande rammarico che resta, perché è vero che lo Spezia nella ripresa ha badato solo a difendersi provando a fare poco in fase offensiva, però pizzico di attenzione in più, di fortuna in più, il pareggio non sarebbe stato assolutamente, assolutamente fatto. Ora c'è da caricare la squadra nel modo giusto, ci appelliamo al fatto che Mister Semplici comunque passato abbia salvato sia la Spal che il Cagliari, quindi è abituato anche a questi tipi di situazioni, è un allenatore che viene dal basso, viene dalla Serie D, dalla Serie C, ha fatto tutte le categorie, ha fatto tanti spareggi anche dal punto di vista di playoff, quindi è uno che è abituato a vivere la tensione di queste settimane. Poi si gioca anche gran parte della sua carriera immediata, ovvero del suo immediato futuro, quindi diciamo così, hanno tutti da perdere in questa partita. Se dichiarazioni un po' estrapolate prima conferenza quando ha detto a Roma non abbiamo nulla da perdere, magari non mettendo le mani avanti, ma io le ho interpretate come ovviamente una partita difficilissima da affrontare. Ora davvero ci sarà tutto da perdere nella prossima partita e quindi dovrà essere bravo lui a preparare la partita al meglio e a far sì che quelle due assenze di cui si parlava non vengano percepite più di tanto. 90 minuti, dopo i 90 minuti ci saranno i rigori. Se vogliamo anticipare qualche tema, nella giornata di domani, credo, verrà ufficializzato l'orario, verrà ufficializzato anche dove si giocherà. Si sono fatte alcune ipotesi, le ultime, quelle di Udine e di Monza, scartato Firenze e anche altri campi. Vedremo domani cosa si deciderà tra domani e dopodomani, anche l'orario, probabilmente si giocherà la sera. Quello che è certo è che si giocherà domenica prossima e domenica prossima si deciderà tutta una stagione in una partita. Marco, sì. Analizzando anche complessivamente quello che è stato oggi, io ti posso dire che qui a Roma c'era, nonostante la cosa che mi ha impressionato, nonostante la sconfitta in Europa League, c'era un grande entusiasmo da parte di tutto lo stadio che ha chiesto espressamente anche alla società di rinnovare
È merito di Mourinho, Gianluca. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. L'entusiasmo qui a Roma è legato a José Mourinho. Più striscioni hanno chiesto espressamente alla società di andare avanti con Mourinho, un condottiero che si è preso le responsabilità. Andando a vedere quello che è stato quest'anno per la Roma si ritrova arrivata complessivamente al sesto posto e non possiamo dire che è un grande campionato quello della Roma. È arrivata ad una finale, ma non ha vinto niente, eppure qui a Roma c'erano 65.000 persone a ringraziare la squadra e a ringraziare Mourinho. Io credo che questo atteggiamento dovrà essere l'atteggiamento anche dei tifosi dello Spezia in settimana per andare a caricare la squadra perché domenica ci giochiamo tutto. E devo dire che oggi c'erano 1.300 tifosi a Roma che si facevano sentire come e hanno dimostrato ancora una volta di essere un pubblico da Serie A. Lo dobbiamo dimostrare anche domenica perché la Serie A è da preservare in ogni modo. È troppo importante rimanere in Serie A. Sappiamo che nei prossimi giorni inizieranno i lavori di restyling per quanto riguarda la tribuna e quindi è un progetto che deve andare avanti e mantenere la Serie A quest'anno è senza dubbio sempre più fondamentale. Io direi che Enrico è arrivato di farlo venire qui con me perché siamo agli sgoccioli indicativamente della trasmissione e quindi commentiamo insieme. Ecco, rimaniamo alle parole di Mister Semplice, come ti è parso il commento della gara e soprattutto quanta motivazione c'è ancora per traguardare questo obiettivo davvero importantissimo. Ti lascio un auricolare. Penso che ci sia il massimo, visto anche che questa sera è andata male, ma la squadra ha dato il 100%, 200% di quello che poteva in campo. Ha cercato di fare il possibile. Chiaramente sono venuti fuori anche, no, no, aspetta, sono venute fuori anche diverse ammonizioni, ma quando succede così, purtroppo che affronti una squadra che ha giocato per vincere la partita, giustamente, perché la loro classifica era giusto che provassero ad ottenere questa vittoria, che era importante per loro per essere sicuri, diciamo, di essere in Europa League, anche se probabilmente lo sarebbero stati lo stesso, visto il discorso Juventus. Però è anche vero che dall'altra parte lo stesso discorso poteva fare il Verona, magari col Milan, che non aveva più interesse, diciamo, di classifica. Ecco, quindi entrambe se la sono giocate al massimo. Credo che qua sia stata partita ancora più vera, ancora più dura per lo Spezia, che comunque fino a 3 minuti dalla fine era in parità. E Ecco questo Enrico. credo che sia importante, ecco, dal punto di vista di quello che poi è tutto il discorso che possiamo fare. Poi è chiaro che un episodio può decidere, secondo me, e qui vado un po', diciamo, in cronaca, era forse più rigore l'intervento di prima diretta su Dybala che non quello successivo di Amiens, che è stato fischiato, però poi nel calcio si sa che l'arbitro a volte anche involontariamente un po' di somme le fa, quindi prendiamoci questo rigore contro, amen, è andato così, tutto ci è quasi arrivato, e ripartiamo con la convinzione, anche se mancheranno dei giocatori, che questa squadra è più forte del Verona. E Ecco questo Enrico, credo che dobbiamo dimostrare. facciamo i conti, Jasi, Amian squalificati, poi Sì. gli altri che oggi non stavano bene potrà Vediamo. recuperare Bastoni. Vediamo, il mister non era, ha detto spero di recuperare qualcuno, ma non è facile, nel senso che purtroppo sono tutti infortuni che si vanno a sommare, nel senso che hanno provato a rientrare nell'ultimo periodo sia Bastoni che avevamo avuto i tentativi di recupero, poi lo stesso Ekdal, per dire, non avrebbe nemmeno dovuto entrare, poi il mister l'ha messo negli ultimi minuti per provare a ribaltare un po' la situazione per vedere se riuscivamo negli ultimi minuti a trovare magari il gol, però anche lui aveva avuto un problema ieri, quindi sono tutti giocatori, lo stesso Maldini che erano in panchina, Caldara erano in panchina ma per un ordine di firma, quindi difficile che si preveda recupero, anche se il mister è fiducioso chiaramente nel corso della settimana, magari con le cure specifiche, di riuscire a recuperare qualcuno. A questo punto dobbiamo trovare, soprattutto se il sistema di gioco continuerà a essere quello 3-5-2, dobbiamo trovare un esterno di destra, perché diciamo che fuori sia il titolare che il possibile, diciamo, la possibile riserva, cercando di essere un pochino più offensivi, che è Jasi, come giocato a È Lecce. l'unico terreno.
Non lo so, potrebbe essere che il mister passi a 4 con Ferrer terzino invece che esterno. Vedremo, anche perché il mister ha detto la squadra così gioca, ha ritrovato un po' più di solidità difensiva, che come sappiamo nelle partite decisive è vero che devi provare ad offendere, però devi provare a essere efficace dietro. Oggi, se andiamo a vedere i due gol, sono venuti praticamente da un cross che Cic poteva fare una pressione prima, ma un cross che va a finire dentro, e da un calcio di rigore. Quindi ripartendo da qua vuol dire che lo Spezia comunque riesce ad essere abbastanza solido dietro in questo momento. Peccato non aver fatto il gol con Zurkowski, che avrebbe probabilmente cambiato di molto anche la partita, perché se tu vai in vantaggio è una cosa veramente che probabilmente mette la parola fine, anche se al limite la Roma aveva pure l'opportunità di ripareggiare. Forse poteva finire 1-1, 2-1, 2-2, ecco. Ecco Enrico, facciamo un po' di chiarezza dal punto di vista di spareggio. Si giocherà domenica, quando si deciderà il luogo, e secondo te che sentori ci sono dal punto di vista di dove si giocherà questo spareggio? 90 minuti, in caso di pareggio ovviamente ci sono subito i calci di rigore. Si giocherà, non si sa ancora, perché la decisione finale verrà presa domani. È chiaro che non si vorrebbe andare a Udine, che è uno degli stadi, diciamo, presi in considerazione. Prima di venire via, un giornalista di qua mi ha dato degli altri nomi per quanto riguarda informazioni ricevute, secondo lui, direttamente dalla Lega, quindi abbastanza attendibili. Ovviamente non ho ancora avuto l'opportunità di parlare con la detto stampa dello Spezia, che prima era diciamo in conferenza stampa, ma non potevamo parlarne. L'ipotesi per questo giornalista sarebbe stata addirittura una a Lecce, ma mi pare veramente improponibile. Le altre due, Firenze, Udine e Reggio Emilia, che però il sabato ha la finale del campionato primavera. Quindi non vorrebbe due eventi, però ripeto, sarà presa domani la decisione. Secondo me Reggio Emilia sarebbe la decisione più giusta, anche perché più o meno ci sarebbe più distanza, anche se, come sappiamo, i tifosi del Verona probabilmente saranno più numerosi di quelli dello Spezia, ma qui non ci possiamo fare nulla. E quindi da questo punto di vista Verona è una piazza, ovviamente, è una città e una provincia più grande di Spezia, quindi è evidente che possano esserci più tifosi del Verona, ma questo non è un problema. Cercheremo di essere in Verona. Enrico, ciao. Ciao Enrico. Ciao. No, dicevo, hai detto bene all'inizio. Sono convinto anch'io che lo Spezia sia più forte del Verona e quindi anche dei tanti tifosi giallo-blu che ci saranno. Certo, ma guarda, è vero che in uno spareggio però bisogna considerare... Allora, io dico subito una cosa. No, è chiaro che lo diciamo adesso, è un po' che lo dico, ma vabbè, stasera che si è concretizzata l'ipotesi lo diciamo. Cioè, è stato reintrodotto lo spareggio che non c'era dal 2005, ok? Va benissimo, è una scelta, però lo spareggio cosa prevede? Prevede 90 minuti secchi più i rigori. Adesso io mi chiedo perché non deve valere il fatto che lo Spezia negli scontri diretti è stato superiore al Verona. Cioè, io penso che sarebbe logico, come fanno in Serie B, nei playoff eccetera, che alla fine dei 90 minuti sia promossa, diciamo, livello promossa per modo di dire, diciamo, rimanga in Serie A la squadra che si è classificata meglio in campionato dal punto di vista degli scontri diretti rispetto all'altra squadra, perché si va ai rigori. Cioè, questa è veramente, adesso io non dico che si andrà ai rigori, io spero, come dici te, come dico anch'io, che essendo più forte lo Spezia vinca, però lo Spezia ci arriverà ridimensionato da alcuni giocatori assenti, ovviamente da un paio di altre assenze dovute alle squalifiche. È chiaro, è logico che tu ti devi giocare tutta una stagione in una partita, che poi lo Spezia, ripeto, possa anche vincere questa partita perché è superiore, noi ce lo auguriamo tutti. Purtroppo, però dispiace che venga decisa. Purtroppo il regolamento è già qualcosa che non venga cambiato in corsa, guarda, visti i tempi, lo sapevamo prima, ahimè, il regolamento è questo. Al di là di questo, Enrico, credo che comunque sia, tra l'altro un po' di rammarico, io lo dicevo prima, un po' per qualche scontro diretto che, a parte quello con il Verona, forse è mancato quest'anno allo Spezia in più come punti,
Dicevo prima, non sono mancate invece le vittorie contro le grandi, perché sono comunque arrivate, che hanno costellato anche i due scorsi campionati, ma penso che comunque sia, diciamo, un finale di stagione su cui pesano anche alcune situazioni. Vedi Verona-Sassuolo, vedi tante altre partite, però è ovvio che non possiamo andare a cercare questo. Io credo che dobbiamo andare a vedere quello che succederà domenica e basta, ecco. Esatto. Allora, io su questo purtroppo sono d'accordo con te. Ce ne sono successe tante. Stasera a un certo punto, quando il Milan non segnava più, mi sembrava di rivedere, boh, non lo so, qualche Ecco, aiutino che secondo me non ho. questo Enrico, scusami, ti dicevo, ecco, solo questo. Una volta tanto, un'ultima giornata in cui invece credo tutte hanno veramente giocato la loro Il gol. partita senza, cioè i valori in campo sono stati quelli che rispecchiano l'annata, insomma. Peccato che però, ecco, quei 10 minuti in cui il Sassuolo si è lasciato andare inspiegabilmente contro il Verona siano forse uno dei pochi esempi di questo campionato in cui non c'è stata questa regolarità. Tu mi dirai, può succedere, però insomma, noi immaginiamoci Poi quella è partita lì. successo anche a Montipò, dai, diciamo così. Sì, però. Mettiamo un po' che in quella giornata lì, se ti ricordi, noi abbiamo giocato a Firenze, no? E Sì. alla fine lo può segnare un po' come oggi poteva segnare Zurkowski, no? Sì. Allora, Çomurdo sbaglia il gol. Nei stessi minuti a Verona, cioè, o no, forse dopo, ha giocato dopo, adesso non mi ricordo. Comunque ha giocato forse l'ora Giorno dopo. dopo, no, no, un'ora alle 18. Vabbè, succede quello che succede a Verona. Se quelle due partite fossero andate come potevano andare, cioè con lo Spezia che magari rubacchia per la prima volta una partita, perché con la Viola sinceramente magari non si meritava di vincere, il pareggio è stato tirato fuori coi denti con la grinta e siamo d'accordo, può essere anche accettato anche dalla Fiorentina, l'ha accettato lo stesso italiano, però ecco, la nostra vittoria forse sarebbe stata un pochino oltre quello che si meritava. Ecco, io avrei voluto rubare una partita quest'anno. Gli anni scorsi un paio di partite si rubavano e secondo me è lì il discorso. Non andiamo a cercare Cremona, Verona, Salernitana, tutte queste partite qua, nelle quali si poteva anche far di più e non sono venuti fuori i risultati per un po' di sfortuna, per tante cose. Ma diciamolo veramente, lo Spezia quest'anno non ha rubato nemmeno mezza partita e questo in un campionato incide perché proprio il Verona, quella partita lì col Sassuolo, l'ha rubata perché il Sassuolo aveva avuto tante occasioni per chiuderla. Non l'ha chiusa e non solo, alla fine gli ha regalato anche l'opportunità di vincerla al Verona. Ecco, questa è una cosa che dà noia. Le domande in sala stampa a un giornalista, ma anche a Sky, al Mister, gli hanno chiesto, gli hanno detto come più che altro lo Spezia deve affrontare questo spareggio, più che altro per essere rammaricato, diciamo, di essere una squadra che probabilmente lo merita di meno di farlo questo spareggio, no? Perché è chiaro che poi alla fine quando arrivi a pari punti siamo d'accordo tutti che è giusto che si faccia lo spareggio, quello che volete, però la squadra che è più rammaricata siamo noi e quindi c'è il rischio che proprio magari alla fine dici ma cavolo noi questo spareggio non ce lo meritiamo perché dovevamo andarlo a fare e quindi bisogna levarsi dalla testa questo Avevamo 9 punti di vantaggio. Sì, è capitato E anche di avere pensare 9 punti di Enrico, vantaggio, e quello è vero. pensare al post partita con il Torino dove eravamo tutti rassegnati ed invece c'è stata Ma questa sì, nuova chance. Dai, Cremona, Torino, cioè quello ci pensiamo a sta, quello, voglio dire, è pensiamo a quello. calcio. Allora, noi ci ritroveremo ovviamente Va domenica bene. prossima per questo post spareggio, domani ovviamente al TG daremo la notizia dell'orario e di tutto qua. Grazie ancora e ci Grazie ritroviamo per domenica. essere Ciao. stati con noi. Ciao Ciao ciao. Gianluca, ciao Enrico. Ciao ciao. Marco, andiamo verso il nostro terzo e ultimo titolo contro il Verona come nel 2007. Abbiamo già anticipato prima l'argomento, uno Spezia che si troverà a giocare lo spareggio senza Amian e Jasi che sono squalificati. Due assenze che sono pesanti, che cosa ci dobbiamo augurare da questa partita? Io che insomma non sono chiaramente tra i più, però lì c'ero e quindi un po' di anni sono passati e mi ricordo un Doprado straripante che insomma mi ricordo
Ho dei ricordi chiaramente positivi. Ma sarà una gara da preparare con estrema attenzione, perché chiaramente lì, si azzera tutto, non conta più niente. I discorsi che abbiamo fatto questa sera si fanno perché ovviamente dobbiamo parlare della partita terminata poco fa, dobbiamo parlare di quello un po' che è stata anche un po' la fase che ci ha portato a vivere questo spareggio, però lì non conta più nulla. Ci saranno queste due assenze, non credo comunque che in una gara del genere, più di tanto, chi va in campo secondo me ci andrà per fare il massimo, come coloro che non potranno giocare questa partita. È vero che sarà difficile recuperare qualcuno, però io credo anche che lo Spezia abbia le qualità e mi auguro che comunque confermi l'atteggiamento e la disposizione di queste ultime gare, Torino a parte, che è stata un po' una debacle clamorosa, però io credo che da quando lo Spezia si è messo con il 3-5-2 ci sia un maggiore equilibrio, ecco, quindi non so, al di là delle assenze, se andrei a ricambiare modulo per quanto possa poi contare, ma in partite così penso che ci sia da trovare sicurezza innanzitutto nei propri mezzi, e anche se magari alcuni di questi giocatori che potrebbero o non potrebbero recuperare non hanno certamente 90 minuti, però vorrei vedere un po' più di alternanza magari nei cambi, e lì può venire fuori qualcosa di positivo anche per quella mezz'ora che qualcuno che magari in anni passati ha avuto, oppure quest'anno ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra, potrebbe invece trovare gli stimoli giusti. Quindi credo che sarà una partita soprattutto da vivere con la testa più che, insomma, più che in altre situazioni. Bisogna andare in campo con la convinzione di poter arrivare a questo risultato, perché ovviamente è troppo importante, visto anche l'andamento del campionato, credo sarebbe anche giusto così. Gli Aquilotti hanno tutte le carte in regola per salvarsi. Io ringrazio il nostro ospite Marco Mora per essere stato con noi. Grazie Ringrazio il nostro Sergio Diofili alla regia. Ringrazio i nostri telespettatori per essere stati con noi e vi do appuntamento domenica dopo lo spareggio salvezza per un'altra puntata e ultima di Dopo le Aquile. Grazie per averci seguito. Buona serata. a te. Arrivederci.